buonasera, buon dias, good morning, bonjour. Sempre da Patrizia Pierbattista vi do l'appuntamento, vi do il benvenuto a questo ennesima invidio, inchiesta che stiamo svolgendo nella cittadina ridente di Viterbo. Ridente, sì, perché tutti direte, ridente in che senso? Che ridono anche, perché noi ridiamo ma qualcun altro no. Allora, siete virtualmente, per chi non è conosce Viterbo, siete virtualmente fermi qua, aspettiamo le suspense, virtualmente a Viterbo, in Viale Trieste, zona diciamo, Porta Fiorentina verso Bagnaia, La Quercia. Precisamente Viale Trieste 74 e qualcosa in più. Ex, ma diciamo, fiera o magazzini generale dell'ortofrutticolo, diciamo il mercato di qualche tempo fa, che dietro le mie spalle vedete che è in disfacimento, diciamo sembra al mio primo invio coso che sta per cadere. Cosa accadrà in questo senso? Non si sa. Sappiamo che in varie occasioni vari siti, portali, siti di informazioni, giornali ne hanno parlato. Qualche tempo fa, questo è passato un po' di anni, credo che siano anche una decina d'anni che sta in questa situazione, abbiamo scoperto che qualcuno ha fatto delle foto all'interno, sempre dall'esterno all'interno, per scoprire che ci sono dei personaggi all'interno. Il lucchetto funziona o è in altra parte? Vediamo anche delle bottiglie di birra allineate, non gettate. Qualcuno ci vive, naturalmente una cosa di un water, cioè, e tante altre cose. Ricordiamo che questo magazzini generale, perché dico magazzini generale, ripeto magazzini generale, perché questa struttura, forse questo il terreno, cioè quello che non si sa ancora, che ancora non abbiamo ancora dato, diciamo, indagato bene, è di una società che si chiama Magazzini Generale SRL. Di personaggi viterbesi che diciamo che a detta di quelle nostre indagini, quasi all'FBI e alla CIA, su internet, sapete che internet è piena di questa informazione, chissà che dice che bisogna chiudere il computer, buttarlo o non andare a guardare, è meglio o mettere i diti in mezzo a problematiche che non interessano, invece non li mettiamo tutte le dita, tutti i dita, tutte le 10, anche dei piedi. Per quanto riguarda questo Mercati Generale SRL, è una società che da un po' di anni ha richiesto l'uso e il miglioramento di questa zona per delle costruzioni, sempre privato. Privato, ecco. Allora, vogliamo dare i primi nomi? Allora, società Magazzini Generale SRL ha una sete qua dentro, dichiara, ma a detta di qualche sito, informazione, abbiamo notato che ci sono dei personaggi loschi. Saranno affittuari, ufficialmente in nero sempre, perché si sa, come dice qualcuno, nuova giunta del Viterbo, che diciamo ha appena iniziato a lavorare, diciamo che ha dichiarato l'assessore del bilancio, non ufficialmente ancora, che molti cittadini viterbesi eludono le povere tasse, le tasse comunali come le tari e altre cose. Perché? Allora, abbiamo capito che questi affittuari naturalmente eludono, evadono perché neanche sanno di essere cittadini viterbesi sul territorio del comune di Viterbo, anche se è una cosa privata a detta di qualcuno. Però chi affitta un appartamento, una casa, un ufficio o un magazzino deve sempre fare un contratto di affitto, di locazione, registrarlo anche online all'inizio e ha un mese per attivarlo e andandoci proprio sul luogo, sull'agenzia delle entrate. Questo è tutto l'iter, tra virgolette. Chi lo fa lo sa. Però ricordiamo questa cosa. Diamo notizia che a questi proprietari di Magazzino Generale, alla prossima puntata daremo altre piccole informazioni. Però adesso vogliamo mettere in rilievo che, allora, il comune, abbiamo sentito, visto su siti portali, che ha dichiarato che in questa via ci saranno dei lavori, ufficialmente dal 6 di luglio fino al 9 di agosto. Voi vedete i lavori? No,
c'è anche la posta. Dai, il lucchetto è quasi nuovo, ragazzi, non è usurato dal tempo. Cosa possiamo pensare? Ci sarà qualcuno che ci abita? Certo. Elettricità anda avanti, va? Locatori non sono tanto messi a posto, perché non lo mettono a posto. Allora, che succede? Qui doveva essere in costruzione mettere a posto una strada con semafori e miglioria della strada, diciamo, problematiche fino al 9 agosto. Mi ricorda che giorno siamo? Non sono al 6 luglio, non sono a giugno, non sono a maggio, ma sono il 25, è oggi 25 luglio 2018, testato dalla vostra cosa. Cosa dicono i cittadini che ci trovano in questa zona? Allora, mi fai capire che abbiamo la Rori, quella ex clinica, la società Rori con la ex clinica di Santa Bambino Gesù, quella cosa che abbiamo già parlato. Ma adesso c'è questo, cioè adesso c'è anche questo. Allora, diciamo che questa strada non è più d'élite, forse anni 30, forse lo era. Allora, le ville si sono declassate, non è più ville, diciamo, forse bene per le tasse, ma male per le tasse del comune, per le entrate del comune. Però male anche per chi acquista da di fuori non sapendo la storia. Adesso la so, la storia la sapete, non potete dire non sapevamo. Adesso sapete che Viale Trieste è in decadenza, molto, da un po' di anni, forse dagli anni degrado, 30, forse. Degrado di però interesse. Diciamo che questa strada potrebbe intitolarsi non più Viale Trieste, ma degrado dignitoso, forse, perché è un degrado. Non vengono pulite le piante. E se quando piove, ecco, vedete, il cielo è plumbeo. È piovuto, tutte queste foglie intasano le fogne, intasano tutte le cose, e poi c'è il fiume. E dove va il fiume? Va in questo, fa pericolo in questo senso, in questa struttura. Cosa ci fanno? Abbiamo scoperto su internet che è richiesto tutti i permessi per fare delle case, delle abitazioni a uso privato. Che succederà? Ascoltiamo e andremo a scoprire tutto quello che succederà tra qualche tempo, sperando che ci saranno qualcuno che farà indagine su questa situazione, come avete fatto, come hanno fatto a Via Garbini, quella vecchia fabbrica in disuso, e hanno messo gli sigilli della Guardia di Finanza e altre cose. Scopriremo che cosa succederà e chiediamo alla Guardia di Finanza, al Ministero degli Interni, tutto quello che è l'iter burocratico di questa situazione, di indagare, perché basta col dire tanto non è roba mia, tanto non è, chi è? Non ci interessa, non, come si dice qualcuno nei film, non saccio niente. Ma qui non siamo non saccio niente tra virgolette, siamo sul territorio italiano, siamo italiani, siamo cittadini liberi, fino a che mi sembra di essere cittadina libera in questo senso, e veramente con l'aiuto di questa nuova giunta, si spera, con il capogruppo, col capo Giovanni Arena, che ringraziamo di fare qualcosa finora, adesso bisogna aspettare i tempi, di portare Viterbo a un livello più alto, naturalmente, sempre all'estero, per comportare turisti e personaggi importanti. Allora, aspettate altre informazioni sempre da Patrizia Pierbattista, Viterbo, tewog.net. Vi ricordo il nostro sito www.studiopr.sigratis.net. Arrivederci. A proposito, noi siamo qui per ogni vostra lamentela, indagine. Se dall'altra parte volete, voi hanno, diciamo, diritto di fare la loro relazione, in questo senso, dire qualcosa, noi siamo qui, vi attendiamo con rispetto, con normalità.